Noi quest'oggi affronteremo uno dei problemi più semplici di questo mondo. Ma di solito questo tipo di problema non viene conosciuto da nessuno. Qual è il problema? Semplicissimo. Quando noi leggiamo un testo, dobbiamo sempre tenere presente questa sequenza. Noi siamo sempre qui. Molto spesso, leggendo questo stadio del testo, ci sono cose che non funzionano. Naturalmente bisogna leggere con una certa attenzione. Se si legge con una certa attenzione, si riesce a ricostruire questo stadio del testo, che è lo stadio precedente, e lì noi troviamo molto spesso la soluzione dei problemi, perché comprendiamo come il Signore che ha dato la fisionomia definitiva del testo abbia lavorato su elementi scritti precedenti e abbia cercato di metterli insieme senza buttare via niente di ciò che la tradizione scritta gli aveva consegnato. E quindi lui cerca di rammendare questi pezzi letterari, ma senza scartare niente. Che cosa comporta? Alle volte comporta delle tensioni nel testo. Qualcosa che non va. Voi avete la Bibbia, vero? Sì, allora proviamo ad andare al libro della Genesi, così ci divertiamo un poco, perché scoprirete che nel racconto del diluvio c'è proprio qualche cosa che non funziona. Andate al capitolo 6, versetto 18. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e la moglie dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, siano maschio e femmina. Vi è chiaro? Allora, quante galline? Una gallina è un gallo, un coniglio è una coniglia. Una coppia. È scritto? Sì. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo. Qui le donne avrebbero detto meglio di no. Due di ognuno verrà con te per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare, fanne provvista, sarà di nutrimento per te e per loro. Certo che le bistecche non so a quanti buoi servano. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Adesso andiamo al capitolo successivo. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. Di ogni animale puro, prendine con te. Allora, che cosa deve fare sto povero Noè? Lei mangi tutto tranquillamente. Sono gli animali che non hanno l'unghia fessa. Dunque, di ogni animale puro prendine con te 7 paia, il maschio e la sua femmina, degli animali che non sono puri un paio. Non occorre essere dei geni per capire che questo testo redazionale è la confluenza di due testi precedenti. L'autore non ha voluto buttar via niente di ciò che la tradizione gli ha consegnato.
ha cercato di mettere insieme, ma la faccenda non gli è riuscita perché i dati sono contrastanti. Allora, mettiamo un momentino in attività i quattro neuroni che abbiamo in testa. Non occorrono tanti. Il testo precedente è più antico o più giovane del testo successivo? È più antico. Capitolo 6 è più vecchio. Perché? Perché questo è un testo che ha una suddivisione di tipo sacerdotale. I preti rompono sempre un po' l'anima, ovviamente. Anche nell'Antico Testamento facevano queste sottilissime distinzioni. Ora, noi sappiamo che la preminenza della cultura sacerdotale nel mondo biblico la troviamo subito dopo l'esilio, cioè dal 538 in avanti. Molto semplice. Allora, il testo del capitolo settimo, o almeno il materiale con cui l'autore compone il capitolo settimo, è post-esilico. L'altro è preesilico, cioè è stato scritto prima dell'esilio. Abbiamo due periodi molto distanti uno dall'altro, il che vuol dire che ci sono due tradizioni, il che vuol dire che non è Mosè l'autore del Pentateuco. Mi spiego? L'autore ha messo insieme, vengono fuori queste tensioni, sono tensioni che non fanno problema, perché quando noi, vi ripeto, andiamo allo stadio intermezzo, cioè andiamo alla tradizione scritta, vediamo che sono due fonti diverse messe insieme. Per cui non c'è contraddizione nell'autore. Nell'autore c'è semplicemente il profondo rispetto di ciò che ha ricevuto dal mondo passato, di cui non si vuol perdere neanche una briciola, e si mette insieme a quello che è la nuova legislazione. Facciamo un esempio più concreto nella nostra vita. Quando noi eravamo bambini, e loro non c'erano ancora, il digiuno era dalla mezzanotte, digiuno eucaristico. Poi, verso la fine degli anni 50, Pio XII ha detto bastano 3 ore. Poi è arrivato Paolo VI, basta 1 ora. Noi abbiamo un sano principio nella Chiesa Cattolica, che la legge successiva, in automatico, fa decadere la legge precedente. Non occorre che ci sia un decreto con cui si dice la legge precedente deve decadere, adesso ne facciamo una nuova. Questo lo fanno gli stati burocratici. Da noi si va in automatico. C'è una legge nuova, come viene emanata la legge nuova, sparisce quella vecchia. Proprio non c'è più, chiuso, fa parte dell'archeologia. Questo invece non avveniva in Israele. Per cui, se noi oggi dovessimo scrivere quali sono le regole per il digiuno eucaristico, dovremmo prendere tutte e tre queste legislazioni e cercare il modo di metterle insieme. Capite che diventa un problema? Perché sono non opposte ma contraddittorie. Nel mondo antico si faceva così, si prendevano le tre leggi e si diceva, la legge generale dice 1 ora. Ma se tu sei, adesso dico una stupidaggine, sei suora, allora 3 ore, se sei prete, da mezzanotte. E così si custodiva tutto il materiale del passato. Per cui, quando noi leggiamo un testo biblico, dobbiamo stare molto attenti, non è il risultato della mente di una persona. Ma il testo biblico racchiude l'esperienza di secoli e secoli di fede. Io vi ho portato un esempio solo, piccolo, anche stupido se volete, ma ce ne sono tantissimi nel testo biblico. Quando noi andiamo nel Nuovo Testamento, succede la stessa cosa.
Non abbiamo secoli di storia condensati in un testo, ma senz'altro abbiamo interpretazioni diverse di ciò che Gesù ha detto, condensati in un testo. Questo sì, per cui quando si legge non dobbiamo essere ingenui, io lo dico sempre, non dobbiamo leggere la Bibbia come fosse il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è stato scritto ieri sera. Oggi lo leggiamo, oggi pomeriggio lo buttiamo via, stasera torno a scrivere il giornale di domani. Questi testi invece sono stati scritti lentamente da più persone che raccoglievano opinioni diverse sullo stesso fatto. E quindi erano prospettive diverse da cui veniva letto il fatto. Se c'era un cristiano che prima era un fariseo, vedendo Gesù comportarsi in un certo modo, dava una sua lettura. Sullo stesso fatto, un sadduceo diventato cristiano dava un'altra lettura. Lo scrittore sacro non perde niente di questa visione storica che avevano questi due e non butta via niente del loro punto di vista, ma cerca di mettere insieme. Perché? È prezioso mantenere la memoria di Cristo. Ora, Marco non era presente. E quindi ascolta il Tizio, il Caio, il Sempronio che erano presenti e prende nota. E niente di ciò che questi signori dicono va perso, perché loro erano presenti. Rappresenta il loro punto di vista, sì, va benissimo, ma il fatto che loro fossero testimoni oculari diventa essenziale perché la nostra fede, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è fondata non su un ragionamento, ma su una persona e sui fatti vissuti da quella persona, sulle parole dette da quella persona. Perché uno viene dal nord e l'altro dal sud, non è possibile. Allora, a me dispiace dire che è sbagliato, ma le cose sono molto più complesse, però se vogliamo schematizzare per i bambini le cose sono andate così. Noi abbiamo un periodo che chiamiamo periodo della sedentarizzazione e periodo del Regno Unito. Più o meno il periodo della sedentarizzazione incomincia dopo il XIII secolo avanti Cristo. Vediamo se riusciamo a fare uno schema in modo da parlare in termini visivi. Eccolo qua. Dopodiché, alla morte di Salomone, che avviene nel 932, il regno si spacca in due tronconi, il regno del nord e il regno del sud, che dura di più. Il regno del nord finisce nel 722, il regno del sud nel 586. In questa zona, quindi verso la fine del Regno del Nord, noi abbiamo due grandi figure profetiche. Uno è Amos e l'altro è Osea, che hanno influito teologicamente sul sacerdozio dei santuari locali del Regno del Nord. E qui sono state raccolte diverse tradizioni. 50 anni fa si parlava di una fonte eloista. Oggi, con gli studi avanzati, dopo 50 anni, si dice no, non c'è uno scritto, non c'è un libro, ma ci sono questi racconti allo stadio orale. Quando Salmanassar V
722 distrugge Samaria, che è la capitale del Regno del Nord e quindi praticamente conquista il Regno del Nord, i nostri preti del Nord scendono a sud. A sud chi trovano? Trovano un clero condizionato ampiamente dalla teologia del profeta Isaia, perché in questo periodo noi troviamo Isaia che fa il profeta a Gerusalemme. Questi nostri amici del nord vengono declassati. Da sacerdoti diventano leviti, da parroci diventano cappellani. E perciò da qui in avanti noi abbiamo a Gerusalemme il doppio clero. Questo è storia. Non è Aktenzeit. I biblisti devono complicare la vita, se no non sono neanche contenti. Aktenzeit è un concetto che deriva dalla filosofia di Jaspers. Esiste nella storia individuale, come nella storia di un popolo, un periodo storico che diventa assiale, cioè modello, per ricostruire ciò che precede e per giudicare ciò che segue. Non è l'epoca d'oro. Noi siamo abituati con il parametro classico, l'epoca d'oro, cioè le origini sono il massimo. E allora si ha il sogno della Chiesa delle origini, si ha il sogno della Repubblica Romana, all'epoca, immediatamente dopo l'epoca dei sette re, ma sono sogni, perché di fatto la corruzione, la cattiveria c'era sempre. Se noi leggiamo sotto traccia il testo degli Atti degli Apostoli, vediamo che nella Chiesa primitiva c'era di tutto. C'erano i santi e c'erano i briganti anche là, come da noi oggi. C'era gente che moriva martire e c'era gente che se ne fregava altamente. E si chiamavano cristiani gli uni e gli altri. L'Aktenzeit invece è un periodo di storia che diventa modello. Ora, il periodo di storia che diventa modello è questo qui. È questo. Subito dopo l'esilio. E attraverso questo modello di popolo loro ricostruiscono attraverso i piccoli frammenti che avevano di memoria orale, compresa questa che viene dal nord, ricostruiscono il passato. Teoricamente noi dovremmo fare questa operazione. Dal testo si toglie il tempo assiale e si ottiene il documento. Io ho un testo, tiro via tutti gli elementi del tempo assiale, cioè di questo tempo ideale, che sarebbe questo periodo, lo tolgo. Quello che mi resta è questo qui. E quindi io posso vedere come la Bibbia nasce. E quindi posso valutare sia a livello teologico sia a livello storico ciò che leggo. I biblisti fanno questo lavoro. Adesso capite perché, quando voi leggete un testo e lo leggete insieme ad un biblista, voi dite: mamma mia, che bello, è facile. Sì, ma dovete prestare attenzione a tutti questi meccanismi. E siccome normalmente
i cristiani, nessuno li ha abituati a fare una riflessione del genere su questi testi antichi, è chiaro che noi biblisti abbiamo ancora tanto da lavorare, ovvio, non rimarremo disoccupati, ancora per qualche secolo poi basta. Bene, quando dunque noi troviamo il racconto di Genesi 1 che parla della creazione e troviamo il racconto di Genesi 2 che parla della creazione, allora, leggendo con attenzione il testo e vedendone le caratteristiche, noi possiamo dire Genesi 1 nasce qui, però nasce a Babilonia, non nasce a Gerusalemme. Mentre invece Genesi 2 nasce qua. Quindi lo stadio orale di questi due testi, questo stadio, nasce in Samaria. Genesi 2 nasce in Samaria. Perché nasce in Samaria? Provate ad osservare che cosa strana leggete in Genesi capitolo 2. Allora, Elohim, Elohim, Yahweh Elohim. Perché? Il guaio è che questo fenomeno si ripete sempre. Riuscite a vedere? Mentre negli altri testi voi avete il Signore, punto e basta, oppure Dio, punto e basta, qui avete questo sovraccarico su Dio. Il Signore Dio, il Signore Dio, il Signore Dio, che è una cosa inusuale. Qui c'è la convergenza di due testi uguali. In questi due testi uguali l'unica cosa che differiva era il nome di Dio. I testi erano uguali. Cosa fa l'autore? Cosa fa questo signore qua? Prende tutti e due questi testi, dice sono uguali, uno lo butto via perché è un doppione, ma di quello prendo il nome di Dio e lo inserisco dentro nel racconto più antico. E mi viene fuori questa dicitura che è unica nella Bibbia. Vi è chiaro? Ora, facendo tutte queste osservazioni, studiando quali sono i testi che chiamano Dio col nome di Elohim, quali sono i testi in cui Dio viene chiamato Yahweh, leggendo i testi in cui Dio viene chiamato El Shaddai, Dio Altissimo, allora si incomincia a intravedere le varie cosiddette tradizioni teologiche legate a questo o a quel santuario patriarcale. E si comincia a tirare le ragnatele dicendo la Bibbia che noi leggiamo è un prodotto finale molto maturo ed è di questo periodo per l'Antico Testamento. Quindi l'Antico Testamento ha il cosiddetto tempo assiale, tempo ideale, alla fine della sua storia letteraria, non all'inizio. Mentre noi abbiamo una cultura che ci spinge sempre a vedere l'ideale alle origini. Sono due culture diverse. Prego. Grazie per questa riconciliazione. Ok, molto semplice, fare un passetto tra la Genesi e il racconto della creazione degli angeli, della rivolta dell'angelo del bello. Nel testo biblico non c'è, non esiste. Nel testo biblico non c'è. L'unica cosa che noi abbiamo nel testo biblico è un qualche cosa che solo a livello specialistico si può leggere.
Ed è questo. In principio Dio creò il cielo e la terra, questo è il titolo. Poi inizia il racconto. La terra era non esiste niente senza forma e senza contenuto. Questo microfono ha una forma. Se io prendo il Domo Pack con cui le donne avvolgono il cibo che avanza per metterlo in frigo, avvolgo, poi riesco a sciogliere il microfono, mi resta la forma nel Domo Pack. Sì o no? Ecco. Ma è vuota, perché ho sciolto questo qui. Ora provate a immaginare una realtà senza forma e vuota. Qual è il concetto? Niente. Loro non ce l'avevano. Allora, per dire non c'era niente, adoperavano queste forme. La terra era in forma deserta, le tenebre ricoprivano il vuoto. E poi abbiamo questo particolare. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, noi diciamo, ah, qui c'è già l'anticipo dello Spirito Santo. Ricordatevi che la rivelazione trinitaria si trova nel Nuovo Testamento. Punto. Qui siamo nell'Antico. Prima cosa. Seconda cosa. Questa traduzione è distillata, ve lo so dire perché l'ho fatta io, questa è la mia traduzione, è presa dal testo dei 70 per ordine dei vescovi, perché il testo ebraico, quando parla di Ruach, spirito, Elohim di Dio, potrebbe dire spirito di Dio, ma potrebbe dire tormenta, un ciclone divino. Può dire questo e quello. Questa è una lettura teologica, ma è condizionata dalla traduzione greca, che traduce pneuma Theou, pneuma, spirito Theou di Dio. Ma noi potremmo anche tradurre tormenta cosmica. La terra era in forma deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e la tormenta cosmica aleggiava nei confronti del nemico di Dio. Queste non sono le acque che noi beviamo. Sono le acque mitiche che poi prenderanno il nome di Leviatam, che poi prenderanno il nome di grande pesce che mangia Giona. Sono immagini mitiche queste qui. E quindi cosa c'era? Niente, c'era solo Dio e il suo nemico. Ci siete? E comincia la creazione. Prima creatura della creazione è la luce. Tradotto così invece significa che qualche cosa c'era, perché lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. No, non c'era niente. C'era un gran... E c'era solo Dio e questa realtà ribelle e basta. Stop. Come sia nato non ci viene detto. Non ci viene detto. Tutto lì. Noi poi, andando avanti con la storia, troviamo una brevissima descrizione della corte divina nel primo e secondo capitolo del libro di Giobbe, dove Satan era un povero diavolo, cioè nel senso che era un peon, uno dei peones che il Padre Eterno aveva nella sua corte celeste.